Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono NickTerzo08 e oggi sono qui per giocare Bad Business. Allora, prima di cominciare il video, prima di giocare, voglio dirvi giusto due cose. Allora, sto registrando con un altro programma, lo sto registrando con OBS. Perché sto registrando con Edsvid, che è appunto questo nuovo programma che ho installato? Perché prima di tutto non mi fa laggare e poi, seconda cosa, ho notato che ci sono delle funzioni che possono interessarmi per quanto riguarda il montaggio. Infatti Edsvid, che è un programma gratuito proprio come OBS, non vi permette soltanto di registrare lo schermo, di fare il video, ma vi permette anche di montare il video, quindi aggiungere gli effetti e poi fortunatamente non compare nessuna scritta nel video, quindi non dovrebbero esserci problemi con la filigrana. Problema che invece ho riscontrato su Bondshare Filmora. Per questo molto probabilmente non utilizzerò più Bondshare Filmora per registrare, per montare i video, e OBS lo utilizzerò semplicemente quando dovrò fare video risposta oppure le live, per esempio il Dead by Daylight Show, live durante le quali potrebbe servirmi il microfono, quindi d'ora in poi dovrei registrare con Edsvid. Allora, che cos'è Bad Business? Bad Business è un gioco sparatutto, reperibile su Roblox. Prima di farvi vedere tutto qua, tutte queste cose, quindi lo shop, le challenge, i setting, il prestigio, progression, queste cazzatine qua, direi di tuffarci nel gameplay. Allora, vi faccio vedere, qui ci sono i vari loadout. Ci sono le varie armi, io ci ho giocato un pochino, sono livello 20, no, sono livello 23, ci ho giocato un pochino. L'ho giocato principalmente nel periodo periodo estivo, verso giugno, quando il gioco era ancora in alfa, ora è in beta se non erro. E vedete, insomma, qua si possono scegliere le armi, sono le varie opzioni, qua c'è l'arma, vedi, puoi osservare l'arma, puoi osservarla meglio, vedi, puoi zoomare. Vabbè, diciamo che questo gioco è una copia sbiadita di Phantom Forces. Per chi non lo sappia, per chi non lo dovesse sapere, Phantom Forces è un gioco sparatutto in stile Counter-Strike Global Offensive, che si gioca sempre su Roblox, insomma, sempre su questa piattaforma. Ragazzi, perdonate, ho il raffreddore. Bene. Allora, facciamoci questa partita. Senza perderci in chiacchiere. Facciamo questa partita e vabbè. Allora, vedete? Questa è la mappa. Penso che l'abbiate capito. Sono delle mappe abbastanza grandi, diciamo. Porca puttana, no, 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 ragazzi. No, 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 schifoso, prestigiato, brutto lezzo di merda. Negro di merda. Negro di merda. Negro di merda. Negro di merda. No, no, negro di merda! Schifoso, schifoso. Vabbè, ragazzi, quando si tratta di fare il video io, ovviamente, sono sempre scarso. Affanculo. Vabbè. Vediamo un po' che squadra stiamo. Ovviamente la squadra dei perdenti, come giusto che sia. Senti, vaffanculo. Guardate, con la skin proprio mimetizzato. Che schifo. Te ti vuoi muovere o no? Se ti vuoi muovere o no? Poi perdiamo. Per essere schifosi come te, per gli FK. Sperando che non ci sia nessuna. Nessun tizio. No, 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 no. No, oh, brutto pezzente, un terrorista dell'ISIS.
Questo qua c'hai cheat. Questo qua c'hai cheat perché io l'ho sparato e non ha preso danno. Hai cheat per forza. Per forza. Ah no, ma c'hai cheat, guarda. Ah no, sei morto. Fanculo. Cazzo è successo? C'è qualcuno qua? Boh, lo so. C'ho, c'è nessuno. Fanculo. Beh, tanto stiamo perdendo. Chi c'è qua? Chi c'è qua? Ah no, c'è nessuno. No! Da dietro! Da dietro! Che pezzente! Non sa giocare quello. Quello non sa giocare. Se tu pensi che una persona sappia giocare fottendoti, beh, mi dispiace dirtelo, ma al posto del cervello tu hai due palle. Proprio. Tutto il rispetto, pezzo di merda, guarda. Alla vula. Siamo fotti, no! No, no, reloada. Schifoso pezzente. No, qua ci sono i brutti signori che vengono dietro. Senti, te vuoi morire, secondo me. Che è morto. Mamma mia, che lag questo qua. Che pezzente, escitene da questa lobby. Ha il computer di legno, secondo me. PC di legno. Il PC dei cavalieri. Sempre che i cavalieri avessero un PC. Sto di merda. Dai, tanto abbiamo perso, va. Ai! Abbiamo perso, dai. Non ce ne frega un cazzo, tanto. Abbiamo perso. Ai, defeat. Defeat. Abbiamo perso. 4 kill, 5 morti, non frega un cazzo, ragazzi. Bravo. Bene, mettiamo questo set qua perché l'arma è un'arma più forte questa. Bene, bene. Ecco qua, dato che sta qua, la dovrei sbloccare tra poco. Cos'è questa? Un'automatica? Vabbè, penso quindi sia un rifle. FMG9, sì, penso sia un rifle. Vabbè. Team Deathmatch, bene. Facciamoci questa partita, poi andiamo, ecco, a vedere, ecco, a recensire questo gioco, vediamo un po', lo shop, il pass, sì, perché questo gioco, come quasi tutti i giochi sparatutto di Roblox, ha un pass. Ripeto, questo gioco è una copia sbiadita di Phantom Forces. Questo qua c'è il mirino, quest'arma, questo qua c'è il mirino, moro, che cazzo era, c'aveva... C'ha dei cheat pazzeschi sto tizio. Corre come un suino che prende un'asta in culo. Vai, dai, romperci coi. Ah! Assist! Oh, vabbè. Assist. La presa per il culo, spero. T'ha ammazzato, levati dai coglioni. No! 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 Oh, schifo, c'è qua uno! Che pezzente! Che pezzente! Che pezzente, va! Io... Senza ritegno, privo di pudore. Una bomba, una bomba, una bomba! Non me ne frega un cazzo la tua bomba, onestamente. Terrorista dell'ISIS della scorsa partita, adesso sta nella nostra squadra. Questa mappa si chiama Rocket Facility. Dovrebbe essere una sorta di magazzino dei razzi, diciamo. Senti, togliti dai coglioni. Questo FK che ha cercato di ammazzarli. Vabbè, dai, ci sta. La prima morte, dai. Dai, 6 kill. Una morte, dai, ci sta. Bene. È finito quel coglione. Che è venuto qua. Cazzo, mi sta un po'. Sta un attimo dando dei problemi il mouse. Beh, fa niente. Questo è il tempo di cambiarlo. E quindi, ragazzi, cosa dire? Vedete, qua ci sono vari loadout. I loadout praticamente sono i vari set di armi che potete scegliere. Ce ne sono vari. Per un totale di 4. Fanculo, negro di merda. Salvini ti deve sfrattare. Ok? Vedete, i loadout.
Vedete qui ci sono le varie armi, dei vari set. Potete avere massimo di 4 set, ripeto. Poi quest'arma, beh, ha un caricatore di 24 proiettili, quindi fa abbastanza schifo. Come caricatore di proiettili, poi come damage è abbastanza buona, dai, non è malaccio quest'arma. Vieni qua. T'ho visto, senti. Pezzo di merda di quel negro! Guarda il negro! Guarda il Nigros! Guarda, un colpo e mi faceva fuori, eh. Questo è il mirino potenziato, si chiama Cobra se non sbaglio. Dai, basta camperare, c'è rotto il cazzo, senti. Prima o poi deve uscire quel coglione. Si è rotto il cazzo, vado a prenderlo. A prendere. No, chi è che l'ha ammazzato? Nigrus! Nigros! Nigros! Negro! No, cazzo, chi è che mi ha ammazzato? Petronic! È russo, è ucraino! Petronic! Petronic, capito? Io sono Petronic! Io vengo a casa tua, ti spacco testa! Ammasso con la figlia di puttana, guarda. Ai, sono io allo scoperto in realtà. Sono io che mi fotto. Petronic. No, la bomba. Lizzo una granata. Figlio di puttana. Più. Ti vaffanculo, te. Che se ne FK. Romperci i coglioni. Guarda! Guarda con il colore! Tutta l'arma con il colore, oh, che schifo, mamma mia, che pezzente, mamma mia, che pezzente. L'arma potenziata, si è comprato la colorazione. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Che livello siamo arrivati, che livello di degrado. Te colpi 90, PN90, che cazzo vuoi? Morici. Quello era mezzo FK. Vedete qua, così ti ripari però, ti vanno a sparare, ecco. Questa animazione, questa funzione, quindi potersi riparare al tempo stesso sparare, ce l'hanno veramente pochi giochi, quindi tanto di cappello allo sviluppatore. Merdina, merdina, merdina. Merdina umana. Te devi cadere, perché non sei caduto, cazzo? Te devi cadere, capito? Te devi cadere. Ti dovevi cadere. No, no, no. Ok, morto. Con un assist. Chi è che mi spara? Chi è che mi spara? Chi è lo schifoso che mi spara? Petronic, ancora questo qua. Petronic. Petronic. Vabbè. Capisco che sei andato a fare la guerra in Cecenia, però. Vedete, poi è possibile correre. Possibile poi fare anche questa. Vabbè, questa qua, diciamo, la corsa obliqua. L'obliquo. Oh dai, pezzente di merda, dai, non romperci i coglioni. Cazzo. Però devo usare pure la pistoletta. Ecco. Ecco qua, questa qua è la pistola. Questa qua è una pistola silenziata. Un po' da Hitman, diciamo. Senti, tu non mi ferisci, eh, no? Ma proprio non te ne frega un cazzo, cioè. Io ti sto sparando, te non te ne freghi una minchia, vabbè. Senti, per me è meglio, perché così non muoio. Però, sai, poi il gioco diventa noioso. Ti vedo, senti, eh. Che non so. Petronic! Sono riuscito ad ammazzarlo finalmente, questo crime di merda. Con tutto il rispetto per tutti gli albanesi, cioè per tutte le persone provenienti dall'Ucraina, per gli albanesi, per i Rom, ma. Guardate, cioè. Oh, assist. Schifo, assist. Perché tutte assist? Tutte kill, 17 kill. Va bene, per me va bene perché. Poi non è che io sia così forte. Petronic, guarda, si vede. Adesso mi devo riparare. Devo riparare, puttana. Puttana.
No! Avevo visto sto tizio però. Rilodda, 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 pezzo di merda, rilodda, pezzo di merda. Sta un po' laggando, non so perché. No! No! Sono suicidato, che coglione, ragazzi. Stiamo vincendo, stiamo stravincendo. E poi si è anche muniti di due granate per ogni partita. Cioè, non per ogni partita, ogni volta che respawnate ricevete due bombe. Se le avete sprecate, chiaramente non ve le ricarica, non ve le dà nuove. FK, FK. FK, questo qua non era FK. Questo qua che è FK un cazzo. Guarda, triple kill, dai. Dai, va bene, ci sta ora. Ora ci sta che sono morto. Uno ha fatto 58 kill. Cazzo, 58 kill, però ci avrà lo sniper. Perché dovete capire una cosa, che su questo gioco ci sono delle mappe perfette per camperare. Uno dei problemi di questo gioco è proprio il camping. Secondo me lo sviluppatore dovrebbe un po' occuparsene, capito che non può bannare coloro che camperano, non è un motivo valido secondo me. È valido fino a un certo punto. Petronic c'è rotto il cazzo, senti. Però potrebbe occuparsene un po' di sto problema, perché affligge il gioco da un bel po' di tempo. No, senti, vaffanculo. Vaffanculo. E direi di provare dopo anche qualche altro loadout, però questo e poi un altro problema che affligge il gioco è il bilanciamento del ranking, ossia il gioco vi mette, il sistema vi inserisce in dei server dove ci sono persone per esempio di, lo so, rank 50, prestigiate al 2, perché appunto poi dopo ne parleremo del prestigio, il prestigio è una sorta di pass, in poche parole, e ti mette questa gente prestigiata, te tu sei uno sfigato qualunque che a stento riesce a fare due kill magari, non sai fare un cazzo, è anche fastidiosa come cosa. E poi ci sono invece partite in cui voi siete magari rank 50 e vi mette con dei giocatori di rank 3. No, non vi prendo per il culo. Cairo, Cairo, più bella Cairo, che ve lo voglio far vedere le mappe. Questo è il pass della World War 2, quindi della seconda guerra mondiale, vabbè, varie armi, 499 Robux, avete capito bene? Io onestamente con questo pass mi ci pulisco il culo, perché onestamente, guarda, darti 499 Robux per una cazzata così, per 5 armi delle palle, no. VIP. Del VIP 699 Robux, quindi c'è la skin, hai capito? La skin, tu spendi 699 Robux per una skin di merda. Ma che cazzo? Ci sono pure le persone che lo fanno, perché c'è un botto di giocatori con sta skin VIP. Quindi vuol dire che ci sono anche i coglioni che se lo comprano. Ma soprattutto è possibile ricevere 2000 crediti, quindi i crediti di gioco per comprare le armi, shoppare, capito? Poi il VIP chat tag, ossia quando scrivi in chat, la chat in questo gioco praticamente è inesistente, perché non ci scrivono mai, non ci scri io non ci scrivo mai, e anche altri giocatori non la usano mai, e VIP, quindi ti esce la scritta proprio VIP, accanto al nome, two weapons skin, cioè due skin per le armi, che fanno pure schifo, onestamente, che cazzo di skin per l'arma è, che cazzo di camo è, vedi questo, il simbolo del dollaro, che si muove, poi un'arma dorata, ecco, e poi more to come, che cazzo vuol dire, e tanto altro. Poi te vuoi shoppare, per esempio, non lo so, ti vuoi comprare un'arma, vuoi potenziartela, puoi farlo con i Robux, ti compri, converti i Robux, 160 crediti, e va bene, ok, ci sta, per me va anche bene, più che bene, ma per 660.000 crediti, 5.000 Robux, avete capito? 5.000 Robux, ma che 5.000 Robux? E io non ho neanche un Robux, pensate un po', neanche uno. Quindi,
Poi ci sono, vedete qui, altri due pack, Universal Pack, 249 Robux, Radioactive Toy Gun, Rain, Tree Line, Wooden, sono delle skin. E questo per quanto riguarda le skin. Poi dopo vi faccio vedere tutte queste. E di questo è lo shop, questo è lo shop. Tipo puoi mettere più shoppare, non lo so, vedi, te lo shoppi, purchase blue balaclava for 200 crediti, 200 credits, boh, come cazzo si dice. Crown, la vuoi la corona per 500 crediti? Lo vuoi il Desert Military Shirt, che sono delle skin, ma non vi permettono di aumentare, ecco, la difesa. Cioè, non vi permettono di difendervi maggiormente dai nemici. Assolutamente no. Li vuoi i guanti inutili? No, non li vuoi, vaffanculo. Li vuoi le antenna e le antenne per 200 crediti? No, le vuoi, fottiti. Vedi, poi le skin. Orange Astronaut. Jungle OP, vieni di bundle, tutto questo schifo. Weapon skin, vuoi la skin così, la vuoi la skin green, blu, pink, desert camo, la skin da frocio, la skin da lesbica, la vuoi, non la vuoi, vaffanculo. Questo è Gangen, già cominciato da un bel po', anzi, cominciato da un bel po', cominciato già da 5 minuti. E vedete, questo qua in pratica mi permette di provare varie armi del gioco, ma la modalità così, proprio per farti assaporare le armi che non hai, che non avrai mai perché costano troppo. Vai, bravo, Petronic! Vai, bravo, campera con questa merda di sniper. Ma chi ti ha chiesto nulla? Voglio. Senti, vaffanculo, senti, vaffanculo. Ah, togliti dalle palle. Togliti dalle palle. Che cos'è questo? Un fucile. Fucile di precisione, penso. Ah, bravo. Vedi questo qua prestigiato con la skin da alieno. Ha già finito? Ah, si sì, arriva a 35 kill, è vero. Ci ho fatto più morti che kill. Ho fatto due morti e una kill. Complimenti. Quindi, poi un altro problema è appunto il bilanciamento delle armi. Ti mette dei giocatori con delle armi super potenti. Oppure, per esempio, tu hai. Arena, meglio Arena. Tu hai. Hai un'arma da. Che ti fa 50 di damage. Tu lo spari, non succede un cazzo. Non succede un cazzo, letteralmente. Non muore. Non muore il nemico, non muore. Che cazzo? Vabbè. Devo dire, quindi questo qua è il set, il loadout. Vedete, qua c'è un altro. Questo qua è lo shotgun. Vedi, lo vogliamo provare. Lo proviamo, dai, ce ne fottiamo. Tanto fa schifo. Quest'arma fa schifo proprio. Poi un altro problema che affligge il gioco sono gli spawn camper, tipo quelli che spawnano vicino. Che vengono ammazzati vicino allo spawn, non lo so, è uno schifo veramente. Vedi che arma di merda. Lo so, vedi che arma di merda, fanno tutte schifo. In realtà questa qua fa schifo. Cioè, è forte quando stai vicino, ma quando stai lontano, cioè, fa schifo, guarda. Guarda, è proprio là. La merda più assoluta. Cambiamo, mettiamoci questo set qua, che è abbastanza forte, ecco. Faccio le kill. Sono una squadra blu, stiamo vincendo, ottimo. I pezzenti della squadra arancione, poveri nomi di merda, non riescono a conquistare il punto. E io non riesco a fare una fottuta kill. Hanno 4 kill, vabbè, dai. Sono riuscito a farle. Il problema è appunto questo. Le mappe sono troppo grandi, secondo me. Troppo grandi. Sono dei prati. Sono proprio dei prati. Non riesci mai a raggiungere l'altro punto della mappa perché chiaramente ci sono 10.000 nemici che ti ostacolano, come è giusto che sia. Ci fai venire qualcuno qua. Dai, passate.
ci sono 100.000 nemici che ti ostruiscono il passaggio perché ovviamente non vogliono farti vincere. Siete nemici, mi sembra ovvio. Quindi questa cosa proprio. Vedi, io poi mi vergogno ad avere squadra queste persone con le skin shoppate. Perché fin quando ti compri una skin mi va anche bene, perché anch'io l'ho fatto. Cioè una skin mi piaceva e l'ho comprata, ma non mi sono shoppato i crediti, no. Avevo 2.000 crediti e li ho utilizzati. E va bene, ma spendere tantissimi crediti, spendere anche 10.000 crediti per una fottuta skin o per un coltellino. Mi sembra veramente penosa come cosa, cioè, squallida, io squallida, tutto rispetto però di uno squallore unico. E poi le modalità sono organizzate male, vedete COT, dovrebbe essere appunto la cattura, l'occupazione di un punto della mappa. E va bene, ma sai che c'è un solo punto in tutta la mappa, solo uno. Solo uno, cioè io come faccio a recuperare durante la partita? Non posso recuperare perché c'è solo un punto da occupare in tutta la mappa. Che schifo, è uno schifo secondo me. No, io voglio il negro, voglio morto. Questo qua lo voglio morto, qua. Va bene, poi gli altri me ne frega un cazzo, proprio. Tutto rispetto però. Mi frega un cazzo. Vedi questo qua con lo sniper, livello 2, proprio sottoterra. Ti ammazza, nonostante lo sniper, infatti, nonostante la mia arma faccia 100 di damage e la sua, non lo so, 90, lui riesce a ammazzarmi con un colpo. Bene, bene, complimenti. Organizzato bene sto gioco, vedi l'arma shoppata. Vedi la skin del frocio, questa qua si chiama skin pride, il gay pride, che schifo, mi viene il vomito. Anche per questo che il gioco fa schifo, perché onestamente i chioni mi stanno sul cazzo, cioè, tutto il rispetto, ma. Anzi, senza rispetto, perché è di schifo. Inizia a occupare il punto, bravo, vieni, 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 quello di merda. Vienici, vienici. Dai, ti stavo aspettando. Vedi, poi questi coglioni che così fanno finta di essere intraprendenti, poi cioè, vengono così due secondi. Questo qua che stava là nascosto è riuscito ad ammazzarmi, ma. Ma mi sembra normale, ecco, questo è il problema di un gioco, quando proprio. È organizzato male. Quest'altro, vedi, dietro, viene a fare lo spawn killer. No, sto gioco è pessimo. Non è brutto, che dico il brutto che però può essere trasformato, cioè può essere ottimizzato, migliorato. No, è proprio il gioco di merda che rimarrà di merda. Perché è un gioco pessimo. Ah, venite, venite pezzi di merda, venite, venite, io vi aspetto. Silenzied. La pistola silenziata, come vedi, vedi là come sta là sopra a fare lo spawn killer. Mi ha rotto i coglioni questo qua, onestamente. Ah, fanculo. La 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 la
Vedi, ma poi il gioco diventa noioso con tutto quello che vuoi, tutte le modalità, ma il gioco diventa noioso, palloso, non c'è più nulla da fare, sempre questo coglione di livello 25, mamma mia. Insomma, il gioco poi ti passa la voglia di giocarlo, di entrarci, ma anche di farci giusto così un salto. No, ti rompi il cazzo, perché vedi qua il coltellino, vedi questo coltellino della minchia? Tu con questo coltellino one shot il nemico. Ora vi faccio vedere. Faccio vedere. Ah, come lo one shot. No. No, 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 no,
stato. Bravo. No, due colpi. Due colpi. Due colpi. Tutto bene. Cazzo è successo? Ah, è Victory, ecco. Livello 24. Ho sbloccato un'altra arma. Andiamola a vedere. La proviamo e poi finiamo il video. Finiamo il video parlando, facendo prima di tutto un recap. Ecco, ricapitolando tutti i problemi. Ricapitolando tutti i problemi. E poi dopo. Vedi, non l'ho comprata, l'ho sbloccata gratuitamente. E poi dopo, chiaramente. Quel cazzo è cobra che mirino. Vediamo prima se fa schifo. E poi dopo
Vedete qua le schede, Pride, Jack-o'-lantern, Ghost, transessuale, io Jack-o'-lantern, Equip. Insomma, vediamo un po' le skin, anzi no, Ghost voglio mettere, ecco, vabbè, mi frega un cazzo, vabbè. Quindi, vedete, queste sono le armi. E poi dopo parliamo anche dei problemi dello shop e delle daily challenges. Ah, che palle, non posso provarla. Perché è random, miser. La modalità random, miser, ossia l'arma è randomizzata. Prendiamo questa pistola del cazzo. Bravo, posso provarla proprio, cioè, ci sto riuscendo. L'arma è abbastanza forte. Un po', testiamola. Ma senti, senti, vaffanculo. Tre quarti d'ora per caricare il fucile. Mamma mia, tre quarti d'ora proprio. Letteralmente. Che schifo. Così lo arriva fiero, pensa di potermi ammazzare invece che prendere il culo. Preso, ammazzato malamente. No, mi frega un cazzo. Assolutamente. Vedi, quest'altra arma, un'altra arma. Un'altra arma di merda però. Assist. Vedi, vedi che schifo. Morto. Poi vedi si mettono a camperare dietro quei barili, non lo so. Mamma mia, vergogna proprio. Pensi di essere bravo, te, vero? Eh sì, perché certo, c'è il fuciletto così. Vedi, per due fottuti punti non l'ho ammazzato. Cioè, due tacche di vita. Schifo. Ma io non voglio manco giocare, ma non mi frega un cazzo. Quindi, vediamo il prestigio. Che cos'è il prestigio? È il pass in poche parole. Tu te lo puoi comprare, cioè lo raggiungi. Non devi comprarlo, lo raggiungi quando arrivato a livello 70, puoi poi, a livello 60, puoi poi appunto utilizzare questi tuoi livelli per progredire. Questi progredendo riesci a sbloccare il prestigio. E diciamo vari prestigi. Il prestigio 1. Oro, prestigio 3 penso bronzo e prestigio 2 oro. Non ha senso perché il prestigio 1 dovrebbe essere bronzo, il secondo argentato, il terzo d'oro, beh, dorato. Insomma, vedete, questo è prestigio 0. Questo è quindi il livello normale, tutte le ricompense normali, vedi le ricompense di tutte queste skin, ma ti piacciono, le skin le vuoi, non ti piacciono, non me ne frega un cazzo, te le prendi lo stesso. Vedi qua tutte le armi. Vedi tutte queste qui, il fucile, il camo, ma che bello, ma le il fucile, mamma, ho sbloccato il fucile, mamma, per il mio compleanno voglio la skin verde, la skin rossa per fare il figo con i miei amici. Ma chi se ne fotte? Non se ne frega un cazzo. Poi, vedi poi qua, guarda la skin qua, qua andiamo già. Qui si nota che le armi sono serie, sono fighe, guarda, guarda, livello 27, va, livello 3, 33, guarda queste skin, guarda, sembrano delle armi aliene, guarda queste qua, si vede proprio che sei un bravo giocatore, perché si vede che sei un bravo giocatore, si vede, capito? Si denota la tua bravura in base alla skin, hai capito? Capito, pezzente di merda? Poi
Poi, guarda la skin, guarda come si muove. Guarda, guarda che bella. Guarda che bella. Guarda, guarda. Però, per averla, 50 Robux. Ma vaffanculo, onestamente. Guarda, guarda tutte le skin che si muove. Ma il prestigio 2, guardalo. Tutte skin, wow, che schifo. Mi fa venire il vomito. Mi fa venire il vomito. Guarda. Guarda tutte le belle skin, wow. Tutto con l'effetto che si muove. Contorto. Ti sputerei in un occhio. Sputerei in un occhio a coloro che le comprano ste cazzo di skin. Poi, attenzione. Le skin, le challenge giornaliere. Te vuoi una nuova challenge? Una challenge, 10 crediti. Una nuova challenge, 10 credite. 10 crediti qua. Ma 10 crediti, guarda, 10 crediti, 10. Poi, settings, i colori, queste jump, queste cazzate qui, ma che se ne fotte? Beh, poi, non so, sei appassionato per esempio delle armi della seconda guerra mondiale e le vuoi utilizzare in un videogioco. Vabbè, mamma, voglio le armi della seconda guerra mondiale. E poi vai, entri, 499 Robux. Mi fai schifo, sei fognante, sei lo schifo, proprio detto in parole povere. Quindi, questo è bad business, un gioco affetto da piaghe come i cheat, da gente che non muore, armi sbilanciate, ranking, sistema di ranking sbilanciato, non organizzato, skin che costano una fortuna, defeat, sconfitta, non me ne frega un cazzo, pass che costano anche 700 Robux. Coglioni che vanno a comprarsi, che sbloccano il prestigio. Lo shop che ti permette di comprare, non lo so, la corona a 500 Robux, il blu balaclava, la skin dei Rom, non lo so. Questo è bad business. Questo è stato bad business. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Prima di finire il video, voglio dirvi che domani molto probabilmente ci sarà una live, l'ultima live dell'anno. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.